Abbiamo dovuto attendere il terminare di questo melodioso concerto di campane per poter scambiare due parole. Abbiamo sequestrato Antonio Lobolo, il presidente dell'Angel Club 500. E quanta passione c'è dietro una organizzazione del genere? Siamo riusciti a colorare Città Sant'Angelo con questo vero e proprio pezzo dell'Italia che c'è stata. Sì. Questo sì, io intanto voglio dare il benvenuto a tutti, buongiorno. Queste cose possono fare se c'è la collaborazione di tanti amici, sia del club ma anche tanta passione, molta passione, sterminata passione. Poi ci vuole anche tanta pazienza, ci vuole un sacco di tempo, ci vuole tutto quello che ci serve per coltivare qualcosa di bello. Qui ci siamo riusciti e ci riusciamo da 10 anni. Grazie anche a tutti coloro che tornano, perché noi andiamo e poi quando è la volta nostra tornano tutti quanti. Io un ringraziamento a tutti, veramente a tutti sentito, perché questa collaborazione possa durare per sempre, fino a quando noi abbiamo voglia e la passione di farlo. Presidente, noi la ringraziamo per questa ospitalità, perché è stato veramente un bello accoglierci, un bello accoglierci. E qui abbiamo invece il presidente del Club Cinquecentisti, attraverso un gancio voluto da il signor Franco Silvestri, che ci ha prestato anche una vettura per unirci alla carovana. Siamo arrivati qua e abbiamo trovato questa festa di colori, perché la 500 è anche colore. Però presidente, si pedalava, o sarà che con la macchina piccolina, però io proprio mi sforzavo di mantenere anche il ritmo, quindi c'è una vera passione sportiva, sempre con la sicurezza in primis. Certo, sempre con la sicurezza, le macchine sono un po' elaborate, forse quello che portavi tu era super originale, abbastanza vecchiotta, quindi forse andavi carico, non lo so, però le strade sono queste, le macchinucce sono queste qua. Roberto Pennese del Club Cinquecentistico, un'accogliente sede al centro di Pescara. La vostra prerogativa, la vostra peculiarità qual è? Noi siamo in via nazionale di Adica Nord, come hai potuto vedere questa mattina. La nostra, come si dice, la nostra passione si svolge tutto sulle 500, anche sulle altre macchine d'epoca. Facciamo questi eventi insieme con gli amici, come diceva prima il presidente del club di Città Sant'Angelo. Sicuramente avremo occasione di cementare, no? Questa amicizia con la nostra testata giornalistica. Speriamo che continui questa amicizia, a noi fa piacere. Presidente, grazie di questa grande ospitalità. Grazie a voi. Presidente, c'è qualcosa da aggiungere? Sì. Ma da aggiungere c'è poco, è stato già detto, l'amico Pennese ha aggiunto quello che era è il continuo della nostra passione, perché coltiviamo tutte le stesse passioni, in modo diverso anche qualche volta, però tutti facciamo parte dello stesso mondo, quindi coltiviamo tutte le stesse passioni. Io ripeto un ringraziamento a tutti indistintamente, sia a chi ha collaborato, soprattutto a chi ha partecipato. Grazie. Grazie ancora. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby, 'cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm back with you. This right here is my time. Yeah.
Eccoci qua, abbiamo parlato prima di Spaccato d'Italia, quello che veramente rappresentano le coloratissime 500 che hanno contrassegnato il rinascimento italiano, quello del dopoguerra. Io lo spiegavo alle nostre redattrici che, essendo così di tenera età, lo hanno appreso soltanto attraverso i libri di scuola, anche perché ormai è diventata storia recente. Però per completare uno Spaccato d'Italia, lo dico al vicepresidente del club cinquecentisti Gianni Di Francesco, non manca mai la buona tavola, quindi questa è una tappa obbligatoria in un raduno di amatori di 500. Sì, e purtroppo sono cose che si fanno quasi tutte le domeniche, questi eventi, per riportare, diciamo, e far vedere a quella parte di gente che magari oggi è giovane, non si ricorda oppure non ha conosciuto la 500. Noi, mentre invece la 500 l'abbiamo vissuto, perché nella nostra 500 ci siamo nati con la 500, e quello è il problema. E allora la passione rimane e teniamo sempre fede di riportarla, ce l'abbiamo sempre in buone condizioni per poter fare radune, per poi fare amicizia anche con gli altri, in modo che poi alla fine si siede a tavola, ci mangiamo qualcosa, finisce la giornata e ce ne andiamo tutti a casa. Nel frattempo abbiamo passato una giornata bella con le 500. E noi naturalmente ringraziamo di aver voluto fortemente la redazione di Sette Va. Il presidente Antonio Lobolo, ecco, scusate un po' di quattro cantoni, come ci diceva il nostro Franco Silvestri, che è stato il gancio fondamentale che ci ha fatto avvicinare al mondo delle 500, il mitico Francone, così spiegandomi i colori delle maglie sociali è riuscito a contare, credo, 7 club, quindi un presidente operaio, adesso ha fatto anche il saluto d'apertura per il pranzo, e tanta passione di cui abbiamo parlato prima, quindi tutto a posto, procede con il pranzo? Sì, come avete visto poi il raduno, ci sono vari step, cioè si fa raduni in un posto bello oppure insomma in qualche maniera dove c'è spazio. Noi siamo di Città Sant'Angelo, quindi lo facciamo nel centro storico perché lì ci piace, è bello. Poi quello che uno riesce a confezionare, la colazione, e poi tutto finisce oppure continua in un altro modo al ristorante, perché dopo tutto quello che noi ci unisce molto è soprattutto poi è pranzare insieme, dove le 500 si mettono da parte, che è il nostro collante, il nostro veicolo di trasporto per le nostre idee, e le nostre voglie, le nostre passioni, ma poi finire tutti in un ristorante è una cosa classica che diciamo dà, come dire, un valore aggiunto a tutta la manifestazione. La famosa convivialità, tra l'altro premi, iniziative proprio per ridere insieme e per avere anche un ricordo della manifestazione. Abbiamo detto tanti club, noi però siamo venuti invitati dal club cinquecentisti, allora eccolo qua il presidente Roberto Pennese. Presidente, però ho visto che molti tavoli sono mescolati tra di loro, perché alla fine, vabbè, vedo le maglie variopinte un po' mescolate con i tavoli, perché si ama proprio mescolarsi in queste occasioni, no? Sì, in queste occasioni si ama stare insieme tutti, non è preferibile fare i posti assegnati, in quanto ognuno discute delle proprie macchine e porta avanti la sua macchina con un motore, con un tipo di carrozzeria un po' diversa, ognuno dice le sue opinioni e si passa la giornata finendo con qualche premiazione, tutto qua.
perché poi ho visto 500 che tirano fuori le bolle di sapone, ogni tipo di clacson, chi più ne ha più ne metta, con grande originalità, no, nel personalizzare la vettura, anche dei colori fuori catalogo. Ma valgono più gli originali o sono più premiate quelle un po' più customer? Beh no, la macchina più premiata sarà sempre la macchina più originale, la macchina più casual, la macchina va un po' a piacere, quindi un po' a piacimento. Può anche darsi che ci saranno delle premiazioni per le macchine più elaborate, ma credo sempre, è preferibile sempre la più originale. Credo che stiano arrivando i primi, allora facciamo un altro step. Grazie ancora, grazie.